Johann Elert Bode è stato un astronomo diventato famoso per l'elaborazione di una formula empirica che descrive con buona approssimazione i semiassi maggiori delle orbite dei pianeti del Sistema Solare. Contribuì inoltre alla determinazione dell'orbita di Urano, per il quale suggerì anche il nome. Nel 1786 divenne direttore dell'Osservatorio di Berlino e nel 1801 pubblicò Uranografia, un atlante celeste che con accuratezza scientifica e interpretazione artistica mostrava la posizione delle stelle e delle costellazioni. L'uranografia di Bode fu l'esempio più alto dell'arte applicata ad un atlante stellare e allo stesso tempo anche l'ultimo. Suddivise in 8 magnitudini, compaiono più di 17.000 stelle, ammassi stellari e circa 2.000 nebulose. Nelle 20 tavole di grande formato viene sintetizzato il lavoro svolto da una trentina di astronomi. Uranografia contiene tutte quelle costellazioni che man mano i vari astronomi avevano proposto nei due secoli precedenti, anche quelle che ebbero una vita effimera. Con il passare del tempo, l'esigenza di catalogare stelle sempre meno luminose, scoperte da telescopi sempre più potenti, ha rappresentato un ostacolo alla rappresentazione artistica delle costellazioni, arrivando fino all'eliminazione del disegno dagli Atlanti.